Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la solennità dell'Epifania. Questa è la messa prefestiva della Vigilia, ma come già sapete adempie il precetto. Questa è una festa molto molto importante, un po' il culmine del tempo di Natale, in cui si celebra innanzitutto l'episodio evangelico che abbiamo ascoltato, cioè l'adorazione dei magi. C'è intorno al bambino Gesù tutta quanto una serie di reazioni che si scatenano, differenti, e cercheremo di focalizzarle un pochino insieme a partire dal Natale. Cosa è successo innanzitutto il giorno di Natale? Nasce il figlio di Dio in una stalla, senza che lo sapeva nessuno, tranne Maria e Giuseppe. I grandi, i potenti, soprattutto religiosi di Israele, non sanno nulla. Gli angeli lo annunciano a dei poveri pastori, i primi ad andare ad adorare Gesù bambino. Per il resto, silenzio. Quindi, dove erano i sacerdoti, gli scribi, i farisei, quelli che conoscevano benissimo le scritture e che sapevano benissimo che il Messia era prossimo a venire? Non c'erano. Oggi ci sono questi magi. Chi sono i magi? Sappiamo chi sono storicamente questi grandi re di Oriente, ma simbolicamente sono figura, dicono i padri della Chiesa che viene dai pagani, cioè delle persone lontane, delle persone che non sapevano nulla del Signore e che ci arrivano attraverso una serie di fenomeni non religiosi, seguendo il corso di un misterioso astro che è sorto. Questo dicevo anche quando abbiamo meditato davanti all'Ora Santa, questo brano è un fatto attestato per quel tempo, un fenomeno astrale del tutto peculiare, su cui si sono interrogati e sono giunti a Betlemme e si sono prostrati, compiendo dei gesti molto forti di adorazione, loro re, tra l'altro, come era re Erode, giusto? Anche lui ebreo. Si va a informare sui suoi, dice: dov'è che nasce il Messia? A Betlemme, terra di Giuda, glielo dicono, glielo spiegano. Che fa Erode? Erode l'avrebbe ammazzato al Messia se non ci avesse messo le mani il nostro Signore, che ai magi li avverte di non tornarci e poi avverte San Giuseppe di far fuggire Gesù. Allora, questi sono i fatti. Allora, prima grande questione dell'Epifania: la necessità di prendere posizione dinanzi a quel bambino. Ok, è Dio quel bambino? Punto interrogativo. O non mi importa niente, la gente che a Betlemme manco si è accorto che era nata, che non c'era posto per l'albergo. Cioè, non mi interessa, è uno come tanti. O è uno contro cui addirittura fare la guerra, o è uno di cui so già tutto da un punto di vista teorico, ma poi quando mi viene davanti non so riconoscerlo da un punto di vista pratico. Ci sono queste come conformazioni intorno a Gesù bambino. Ora, io ho raccontato tante volte una cosa, che è una cosa paradossale, però c'è una massima evangelica di Gesù che ce la fa capire, che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Io sono sacerdote da quasi 20 anni, mi dico, sono stato in 3 parrocchie differenti, ma a contatto con gente di tutta Italia e non solo dell'Italia, quindi ormai credetemi, insomma, che parlo ragione veduta. Allora, tipologie di fedeli che si incontrano oggi. Partiamo dalle più inconvertibili, partiamo dalle brutte notizie e finiamo con le belle, o partiamo dalle belle e finiamo con le brutte. Forse è meglio partire dalle brutte e finire con le belle. Allora, chi sono i novelli, purtroppo, farisei, eccetera, eccetera? Sapete chi sono? Sono le persone che sono più o meno vicine alla Chiesa, magari frequentano pure qualche volta, e per questa vicinanza, che è una cosa buona, è meglio essere vicini alla Chiesa che essere lontani, però pensano di sapere tutto, di essere a posto e che non hanno bisogno di niente.
Tu puoi stare 10 anni in una parrocchia, o dopo che hai fatto una testa tanta su certe cose, che uno alla fine fa le cose che dice il parroco per disperazione, se mantiene a frammentarla, perché se te voglio senti più. Oh, ma manco una virgola. Come li hai trovati, così li hai lasciati, tali e quali. È impressionante. A me è successo, dice. Ma tu stai sempre a fare tutte queste prediche, ma io sono nato dentro la Chiesa, ma che mi devi dire? È tanto triste questo qui, è tanto triste. Questa cosa può degenerare addirittura in una categoria di persone ancora peggio, che sapete si parla sempre dei credenti non praticanti, ma esistono anche praticanti non credenti. Cioè persone che in qualche modo è vicino, ma che poi da un punto di vista di fede e a volte anche di morale sta a zero. Cioè va in chiesa, si fa pure la comunione e poi, se Dio non voglia, capita qualche discorso da approfondire, fa dei peccati mortali, gravissimi, tranquillo, come se niente fosse. Anche questi sono generalmente molto refrattari. Perché se qualcuno comincia a parlare e fa qualche discorso che magari gli va a intercettare qualche peccato che fanno, comincia a dire che questo talebano, questo mi giudica, a questo di qua, a questo di là, a destra e a sinistra. Poi ci stanno quelli che gli fanno la guerra al nostro Signore, come Erode il Grande. Non sono soltanto i grandi persecutori, d'accordo? Ci sono stati in questa storia, anche adesso ci sono tanti cristiani perseguitati. Quindi gente che fa la guerra al Signore, che vuole cancellarlo dalla faccia della terra. Oggi c'è una forma di persecuzione apparentemente, meno cruenta, cioè non si versa il sangue, ma letteralmente spietata. Perché purtroppo il nome di Gesù è stato cancellato, c'è questo tentativo ancora non compiuto, ma già sta un pezzo avanti, di proprio estromettere, io non ti voglio vedere più, d'accordo? Non era una guerra che facevano un tempo i marxisti, una guerra come dire ideologica, non è proprio cancellare anche il ricordo dalla faccia della terra. E queste sono veramente delle situazioni, contro queste situazioni, capite, bisogna un pochino difendersi, perché immaginate se San Giuseppe ha preso e scappato, cioè chi oggi incarna questo tipo di realtà, sapete chi è, per esempio? Il pensiero dominante che passa anche attraverso i mezzi di comunicazione. Io vi raccomando un buon proposito per il 2024. Proposta. Facciamo un esame di coscienza, noi che siamo vicini. Vedere la televisione in se stesso non è peccato, dipende da cosa ti vedi. Ci sono certi programmi e certe trasmissioni apparentemente... Faccio, do una pista di analisi, i talk show in senso ampio, d'accordo? Che sono veleno allo stato puro. Cioè, se uno si beve quelle cose, avrà come conseguenza che si ritroverà Gesù morto nel proprio cuore, perché è completamente attossicato da un pensiero che è anticristiano per antonomasia. Capite? Io ritengo certe forme di aggressione, voglio dire, culturale, di ridicolizzazione. Avete visto quando in certi talk show vanno, magari anche in buona fede, alcuni confratelli sacerdoti, avete mai visto qualche situazione di questo genere? Cosa vanno a fare? A essere distrutti, a essere ridicolizzati davanti a tutti. Quello magari, poverino, sono in buona fede, dico magari in trasmissione evangelizzo qualcuno, do testimonianza. Ma quello non è un ambiente dove puoi dare testimonianza. Lì non ci devi andare, non ci devi, perché lì, come dire, uno spettacolo del genere fa uscire la fede ancora più debole di come già nel cuore di tantissimi cuori, perché ti presti a farti mangiare vivo. Ecco, poi grazie a Dio ci sono anche tante belle notizie. Ci sono i pastori, perché tra i fedeli che frequentano non ci stanno soltanto quelli che pensano che non hanno bisogno di niente, che già troppo non vanno in chiesa, o che sono praticanti e non credenti, cioè che vanno in chiesa e si fanno la vita da soli. C'è anche della gente che va in chiesa e però ha il cuore aperto. Io ho dei bellissimi ricordi.
anche a sermoneta, sono almeno 10-15 persone di cui considero un ricordo bellissimo comunque sta roccia, di persone che quando tu guardi, pensi, dici, oh, per questi qualcuno non sono venuti in vano, cioè perché tu ti accorgi che piano piano, anche se io non faccio mai domande e non sono mai indiscreto, però gli occhi ce l'ho, le orecchie pure, quindi ti accorgi che sono persone che hanno ascoltato, ma non è che hanno ascoltato me, ascoltare me non serve, hanno ascoltato ciò che io rappresento e ciò che io porto, e quindi hanno fatto un bel cammino. Io li paragono ai pastori, perché i pastori erano appunto, erano ebrei, era gente che conosceva, ma era gente semplice, era gente non superba, capito? Era gente che non pensava di sapere già tutto, e quindi tu li lasci diversi da come li hai trovati. E poi ci sono i grandi peccatori convertiti, quelli sono i novelli magi, quelli fanno pazzie, vuol dire. I magi hanno fatto delle pazzie, hanno fatto un viaggio impressionante per andare a trovare Gesù, si sono prostrati con la faccia a terra. Una persona che sta lontana da Dio, quando si avvicina, capite, il grande peccatore pentito, va d'accordo però con i pastori. Quindi, ecco, qui siamo in chiesa, quindi grandi peccatori speriamo che non ci stanno. Ecco, speriamo che non ci sia nessun praticante non credente, nessun novello fariseo che pensa di non avere bisogno di niente di nessuno, ma tanti piccoli pastori. Pastore nel senso che abbiamo visto, quindi persone semplici che desiderano però accogliere ancora Gesù, conoscerlo meglio, perché Gesù, io anche che sono sacerdote, non cesso di continuare a conoscerlo giorno dopo giorno, perché chi è può dire conosce perfettamente Gesù, che lo ha capito fino in fondo, che lo ama come merita? Non siamo davanti a Dio, siamo davanti, non siamo davanti a una semplice creatura umana. Per cui tutti siamo a scuola. L'apertura del cuore, quindi la consapevolezza che abbiamo bisogno di crescere, ecco, è ciò che fa felice Gesù bambino. Quindi, se conosciamo qualcuno che sta in quelle altre condizioni, proviamo a farci qualcosa e preghiamo per lui. Ecco, però rallegriamoci, perché Gesù bambino anche oggi continua a nascere nel cuore di chi lo accoglie, e anche oggi c'ha tante cose da dire e ogni giorno di più da insegnare a chi non gli chiude il cuore e con gioia, con amore, con umiltà lo ascolta, lo serve e lo ama. Siamo lodati Gesù e Maria.